Bentornati in studio per la seconda parte di Motorpad TV e anche oggi tante novità e tanti test che abbiamo fatto ed iniziamo subito con la Opel Astra Electric. Era la motorizzazione che mancava su questo modello e promette oltre 400 km di autonomia e soprattutto la vedremo anche sulla Station Wagon. Vediamola nel servizio. Continua in casa Opel la corsa verso l'elettrificazione della gamma con l'arrivo di un altro modello a zero emissioni. Ecco Astra Electric in grado di percorrere fino a 418 km con una ricarica, grazie anche alla batteria da 54 kWh e un peso di 1679 kg che rende la vettura ancora più dinamica. Lo schema tecnico prevede il motore elettrico da 156 cavalli e 270 Nm di coppia per una velocità massima di 170 km/h e il sistema di frenata rigenerativa recupera l'energia durante la marcia. Inoltre, in base alle preferenze e allo stile di guida, si può scegliere tra tre modalità Eco, Normal e Sport, così da prediligere l'efficienza piuttosto che la dinamica e l'agilità di Astra Electric, a seconda delle esigenze del momento. Opel Astra Electric può essere caricata fino all'80% della capacità della batteria in meno di 30 minuti in una stazione di rifornimento rapido a corrente continua da 100 kW ed è dotata di serie di un caricatore trifase da 11 kW per le colonnine pubbliche e la wallbox domestica. Anche a livello di dotazioni di serie tecnologiche, Astra Electric si posiziona al vertice del suo segmento, come da tradizionale storia Opel, quindi vogliamo democratizzare le tecnologie sulle nostre vetture. Per quanto riguarda la sicurezza, Astra Electric è dotata di un cruise control adattivo che permette di mantenere automaticamente la distanza dal veicolo che la precede, di mantenersi centrale all'interno della corsia e di effettuare anche un cambio corsia semiautomatico. Oltre all'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni e al sistema di rilevamento stanchezza. Non possono mancare i fari Intellilux a matrice di LED da 168 elementi che consentono una grande visibilità durante la guida notturna aumentando la sicurezza di tutti. All'interno troviamo un cockpit completamente digitale chiamato Pure Panel, formato da due display da 10 pollici, che combina tasti fisici e touch, e il sistema multimediale di infotainment garantisce le migliori prestazioni in termini di connettività e intrattenimento. Opel Astra Electric è dotata anche di sedili certificati AGR, e questo permette al guidatore di trovare il perfetto assetto di guida con numerose regolazioni e questo chiaramente garantisce il massimo comfort durante i tragitti, anche quelli più lunghi. Alla berlina 5 porte seguirà come di consueto la Station Wagon Astra Sports Tourer Electric. Rimaniamo nel campo dell'auto elettrica con la Fiat Topolino, una vettura adatta alla città e adatta anche ai 14enni. E c'è anche una versione scoperta che si chiama Dolce Vita. Tutte le informazioni naturalmente nel servizio. Il nome Topolino ha radici profonde in Fiat e la nuova versione si trasforma in un quadriciclo elettrico nato per la città e adatto a tutte le età, anche per i più giovani che possono guidarlo a partire da 14 anni. Il design richiama la 500 originale con i fari anteriori rotondi, quelli posteriori squadrati e i cerchi di colore bianco. Ha dimensioni estremamente compatte di soli 2,53 m ed una velocità massima di 45 km/h. La batteria di 5,4 kWh offre fino a 75 km di autonomia ed un tempo inferiore alle 4 ore per una ricarica completa attraverso una semplice presa domestica. Sono due le versioni, una chiusa ed una aperta per l'estate, chiamata Dolce Vita, perfetta per il mare e riconoscibile per l'assenza delle portiere, sostituite da cordoni in stile nautico, dal battitacco con logo e dal tetto in tela apribile. In comune, oltre alla parte tecnica, l'unico colore, il verde vita, e l'approccio estetico degli interni, con due sedili disallineati e diversi vani portabagagli, di cui uno posizionato tra il guidatore e il passeggero che può ospitare una valigia. C'è anche la possibilità di personalizzazione per la carrozzeria ed entrambi le varianti sono dotate di un portapacchi posteriore, un'elegante e funzionale fascia in tessuto all'interno della quale è possibile riporre gli oggetti personali e specchi retrovisori vintage con effetto cromato. Volendo si può aggiungere un doccino pensato per le giornate trascorse sulla spiaggia.
Le prime consegne sono previste entro la fine dell'anno e in occasione del lancio è stata aperta un'operazione di pre-booking Be The First ad un prezzo di listino per entrambe le versioni di 9.890 euro, ai quali si possono detrarre gli incentivi statali dedicati ai quadricicli elettrici. In alternativa è prevista una formula noleggio a 39 euro mensili. Fiat Topolino si affianca agli altri due quadricicli del gruppo Stellantis, Citroen Ami e Opel Rocks. Compatta, potente, sportiva, in pratica divertente, potremmo riassumerla così la nuova BMW M2, adatta a chi cerca prestazioni e vuole andare anche ogni tanto in pista. E noi siamo andati in pista. Vediamo il servizio. In un momento in cui le presentazioni di auto elettriche o elettrificate sono la consuetudine, l'arrivo di una vettura compatta, potente e sportiva non può che ravvivare la grande passione e attirare molto interesse. È il caso della BMW M2, la piccola della famiglia M, ma attenzione, non ha nulla da temere rispetto alle sorelle maggiori M3 ed M4, perché la base tecnica si fonda sullo stesso motore, il 6 cilindri in linea 3 litri turbo da 460 cavalli. È lunga 4,58 m davvero sportiva e una trazione posteriore con cambio automatico a 8 rapporti con palette al volante. Per non scontentare i puristi è disponibile come optional il manuale a 6 marce in listino a 550 euro. A questo punto spazio alle prestazioni che vedono 250 km/h autolimitati di velocità massima che possono diventare 285 se si utilizza l'M-Driver Package da selezionare tra gli optional con lo scatto da 0 a 100 raggiunto in 4 secondi e 3. Innanzitutto camminare forte nei posti giusti e qui siamo, lo vedete, all'autodromo di Vallelunga, la nuova M2. Ma la prima cosa che a me colpisce dell'M2 e della quale vi voglio parlare è il passo. Cosa vuol dire passo corto? Perché qui abbiamo 10 cm in meno di passo e 20 cm in meno di ingombro alla fine. Passo corto vuol dire maneggevolezza, vuol dire facilità di inserire e quindi un'auto non più nervosa ma più maneggevole, più reattiva alle manovre del guidatore con lo sterzo. Per verificare quanto detto dall'ex pilota di Formula 1 l'abbiamo provato in una sessione di test a Vallelunga seguendo le indicazioni degli istruttori della BMW Driving Academy, che avranno all'interno del loro parco auto anche questa coupé. Una particolarità della M2 è che monta pneumatici differenti su due assi, come una vera auto da corsa con cerchi da 19 pollici all'anteriore e da 20 al posteriore. Attraverso il pulsante setup sulla console centrale si può accedere alle opzioni di impostazione per il motore, il telaio, sterzo, impianto frenante e l'AM Traction Control ed è possibile memorizzare e richiamare due impostazioni complessive del veicolo utilizzando i pulsanti M sul volante. La BMW M2 è in listino a 78.100 euro. Michelin ha recentemente festeggiato i 60 anni dello stabilimento di Cuneo, una realtà del Made in Italy automobilistico di grande eccellenza, perché i pneumatici non sono tutti rotondi e neri e ve lo facciamo vedere nel servizio. Per Michelin il legame con l'Italia ha radici profonde che partono dal 1906, quando a Torino veniva aperta la prima sede estera del gruppo. Oggi la casa del Bibendum ha diversi siti produttivi nel nostro paese e tra questi quello di Cuneo ha festeggiato i primi 60 anni di vita. Impiega circa 2.300 persone ed è il più importante stabilimento di pneumatici in Italia per capacità produttiva e numero di dipendenti e costruisce pneumatici per auto e veicoli commerciali leggeri. È una delle realtà industriali più importanti del settore con l'80% della produzione destinata al mercato europeo, mentre il restante 20% viene esportato fuori dal continente. Fatto che fa di Michelin uno dei promotori del Made in Italy dell'automotive. Capacità installata di Michelin in Italia, 14 milioni di pezzi. Noi nel 2021 e nel 2022 abbiamo prodotto il 60% dei volumi fabbricati, di pneumatici fabbricati nel paese, da soli. Quindi questo è il segno della leadership che abbiamo da questo punto di vista sul territorio, a cui si accompagna anche l'essere il primo datore di lavoro nel paese, nel settore dei pneumatici. Quindi quando diciamo Michelin italiana, Made in Italy,
Beh, diciamo che ne abbiamo ben ragione. La sostenibilità è un tema che tutte le industrie affrontano con molto pragmatismo e sotto tutti gli aspetti, produzione e ricerca sui materiali, per un cambiamento in atto nell'industria dell'auto che coinvolge anche gli pneumatici. Il pneumatico oggi ha bisogno di seguire l'evoluzione dell'autovettura e quindi le caratteristiche di incremento delle dimensioni, il peso delle vetture, la sicurezza che viene richiesta, la sostenibilità dei materiali che vengono utilizzati, il risparmio energetico, quindi riduzione della resistenza al rotolamento, l'utilizzo di meno materiali, perché meno materiali utilizziamo e più stiamo andando già verso una strada di sostenibilità. Tutto questo con vetture che sono via via più pesanti, come nel caso dell'elettrico, che trasmettono delle coppie molto importanti e quindi richiedono delle performance che fino a ieri il motore endotermico non richiedeva. Lo stabilimento di Cuneo negli anni è diventato un punto di riferimento all'interno di Michelin, tanto da essere uno degli 8 centri nei quali vengono testate e sviluppate le nuove tecnologie prima di passare all'industrializzazione. Un grande risultato, visto che sono ben 121 le fabbriche nel mondo, 67 delle quali dedicate alla produzione di pneumatici. Bene, anche questa puntata è arrivata alla fine. Come sempre vi ricordo di seguirci sul web e di seguirci sui nostri profili social. Siamo veramente dappertutto. Una cosa però continueremo a ricordarvela, soprattutto adesso che è arrivato anche il nuovo codice della strada, ed è Guidiamo con la testa. Ci vediamo settimana prossima.